dobbiamo tener conto sempre che ci sono gli avversari che la pensano anche loro nello stesso modo, che pensano di salvarsi a discapito della Pistoiese. E il calendario onestamente non è così favorevolissimo per noi, però dobbiamo combattere, dobbiamo cercare di riuscire a salvarci direttamente. Se, bene sperare, ma è normale che se vinci con le dirette concorrenti abbassi la quota salvezza per te e l'allunghi per gli altri. Bene, lo spettatore ci si entusiasma, sono ragazzi giovani, stanno vedendo che stanno giocando bene, effettivamente diciamo che i reparti sono ben completi e ben congegnati tra di loro, quindi sicuramente sono ottimisti, però noi dobbiamo stare con i piedi ben piantati a terra e dobbiamo pensare a fare risultato partita per partita, non possiamo sognare ancora. Poi se verranno un filotto di partite positive, allora sogneremo. Queste alcune delle dichiarazioni del direttore sportivo della Pistoiese Gianni Rosati rilasciate ai nostri microfoni. Il ADS Arancione ha parlato anche della squadra, delle ultime prestazioni, ritenendosi soddisfatto dei risultati, anche se ancora c'è molto da fare. Diciamo che le cose si erano messe subito male, dopo il 6-1, dal 6-1 del Grosseto, perché avevamo perso una partita immeritatamente con la Vispesaro. Poi le cose, la squadra bene o male si è cominciata a conoscere, i ragazzi erano quasi tutti nuovi, il mister era nuovo, per cui anche il mister doveva valutare le situazioni sia atletiche che psicofisiche, diciamo, di questi ragazzi. Le cose sono un po' migliorate, però a tutt'oggi non abbiamo fatto ancora niente, perché se poi non raggiungiamo lo scopo che tutti conosciamo, tutti auspichiamo, non abbiamo fatto niente. E speriamo che, diciamo, questo lasso di tempo che ci dà, queste due settimane, diciamo, piene, che non ci sia la partita, che non c'è la partita del mercoledì, possa darci una mano per recuperare bene tutti gli effettivi che abbiamo, ma soprattutto che loro recuperino la condizione fisica che magari era latente in diversi calciatori.